Bentornati ragazzi sul mio canale, io sono Fiorello e sono tornato in un nuovissimo video. Oggi siamo tornati sul video sportivo, ebbene sì, video sportivo. Ho deciso di cambiare questo video vlog dal video sportivo. E oggi siamo tornati non sulla nostra serie del mercato interista. Oggi andremo a parlare, ebbene sì ragazzi, di Patrick Schick, Emre Mor, Kondogbia, Murillo e Medel. E anche di Gabigol. Iniziamo praticamente da due giocatori. Emre Mor non arriverà più all'Inter, è già sicuro. Basta, Emre Mor è stato stoppato a causa di non pure del stipendio, contratti e così via. Praticamente è stato stoppato. Patrick Schick si sta facendo avanti e in questa settimana si dovrebbe risolvere. 30,5 milioni andranno alle casse del Sampdoria, mentre 1,5 milioni a stagione per Patrick Schick per un quadriennale fino al 2021. Mentre per Kondogbia, che diciamo nell'allenamento non si è fatto per niente vedere e non è nemmeno stato convocato per la partita contro il Betis Sevilla dall'Inter. Non si è fatto vedere, è stato multato dall'Inter e adesso è stato ceduto praticamente al Valencia, se non mi sbaglio, per 30 o 25 milioni di euro. Murillo, pure lui, se n'è andato al Villarreal per 15 milioni, mentre Medel se n'è andato pure lui al Beşiktaş, non so se si pronuncia così. Ma adesso al posto di questi tre mi aspetto davvero un grande colpo, no? Patrick Schick, se arriverebbe Patrick Schick sarebbe davvero davvero una buonissima cosa, perché potrebbe essere un top player, perché Patrick Schick potrebbe diventare un top player, come ha fatto Dybala al Palermo, così così, a Juventus prima stagione un pochettino, e poi adesso ragazzi è un top player che persino il Barcellona è pronto a offrirgli 100 milioni, e se un giocatore vale 100 milioni un motivo ci sarà. Poi Patrick Schick è ancora giovane, di carriera ce ne potrà avere, esperienza pure ce n'ha, perciò dai, conosce il calcio italiano, le regole, tutto, tattiche, beh, per me funzionerà, con lui funzionerà, e si sta parlando moltissimo, moltissimo della difesa, di trattare con il Paris Saint-Germain per Aurier, perché siccome Murillo ormai se n'è andato, Aurier a me mi sembra un giocatore molto buono, molto capace, e potrebbe fare proprio come un Murillo, però ancora meglio di lui, praticamente potrebbe fare ancora meglio di lui. Mentre per Emre Mor, come vi ho detto prima, è stato tutto annullato. Tutto annullato. Perisic, raga, si è deciso di che non se ne dovrebbe più andare via, mentre Gabigol, ci sono già i primi contatti con il Sporting Lisbona. Ovviamente andrà in prestito, così potrà prendere anche lui dei minuti giocabili, potrebbe anche giocare titolare e così via, ragazzi. Altre notizie non ci sono per questa mercato interista. Noi ci vediamo sempre, come sempre, la prossima domenica, qui sotto il link in descrizione del mio profilo Instagram. Seguitemi, vi terrò sempre aggiornati. Noi ci vediamo prossima domenica con il mercato interista. Queste sono state le notizie di questa settimana. Noi ci vediamo prossima settimana. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, commentate, like, subscribe, condividete il video su Facebook, Twitter, Instagram. Da qui è stato tutto. Ciao ragazzi. Boom.